Tu stia davvero bene oggi. Grazie di essere qui. Avevo davvero molto bisogno tua presenza qui oggi. Avevo bisogno persona con la quale condividere tutto quello che mi fa stare bene e nient'altro. Poche cose, ma di una qualità così elevata, ma soprattutto personale, che riescono a trasformare una giornata da un colore grigiastro ad un arcobaleno di mille colori. Sono tanto grata di aver trovato questo mio piccolo spazio, che ora ad oggi è anche il tuo, perché nella sua semplicità mi fa sentire
persona più ricca di questo mondo. È tutto quello che mi aiuta a trovare un rimedio all'affanno che provo ogni giorno in un periodo molto, molto difficoltoso. Affannarsi sentirsi troppo pieni e straripanti di emozioni negative ci portano a sentirci come se nessun'altra sfortuna potesse bussare alla nostra porta perché siamo già saturi. Tutto succede solo a noi. E una tosa tira l'altra, uno stress ne attira un altro. Un evento negativo ne attira ancora un altro. Tutto certi giorni sembra complottare contro la nostra salute psicofisica. Prestiamo attenzione a queste sfortune, più ne arrivano delle altre. Che cosa strana? Quello a cui pensiamo è non potrebbe andare peggio di così. Lo pensiamo molte, molte volte, ma la verità è che sì, può andare anche peggio di così. Piuttosto che, e lo dico sempre a me stessa, pensare che tutto complotti contro di me e tutto e tutti ce l'abbiano con me, cerco solo di pensare che tutto quello che cerco scalfirmi, ferirmi, schiacciarmi, stia solo provando a capire quanto in effetti io riesco ad essere come
motivi sono grandi e anche tanto grande il rischio che possa essere molto impegnativo il raggiungimento dello stesso. Se tutto il mondo ti rema contro, allora io ti dico che il motivo è molto semplice. Quello che stai facendo è grande, è grandioso. E l'impegno sarà sempre triplicato. E non parlo di un impegno sotto forma di cose da fare, cose da dire, ma parlo di un impegno più importante. Parlo di un impegno a livello emozionale, che è l'impegno più difficile da controllare, da gestire. Le cose da fare si fanno, le cose da dire le diciamo. Le cose invece su cui bisogna prestare un po' più di attenzione, ma soprattutto tanta delicatezza, è la gestione delle nostre emozioni. Quante volte ti è successo di avere un problema e sentirti così tanto sopraffatto da quel problema da pensare di non poterlo risolvere in nessun modo? E quante volte questa situazione risolta, hai pensato a quanto fosse stato semplice risolvere quella cosa e quanto in effetti tu ti sia preoccupato più del dovuto? Capita molto spesso. Negli ultimi anni ho vissuto dei momenti molto belli, ma anche molto pieni, pieni, intensi. Ho aggiunto tanti obiettivi enormi, difficili da raggiungere in un tempo molto ristretto, in un intervallo di tempo davvero molto molto stretto, convinta di farcela senza problemi. Mi sono ritrovata più volte nella situazione di dubitare delle mie stesse capacità, affliggendomi e cominciando a sviluppare una insicurezza nei confronti del mio modo di agire, svalutandomi,
credendo di non poter assolutamente trovare il modo di risolvere al meglio tutto quanto e raggiungere questi miei obiettivi, sia nel breve che nel lungo termine. Fermandomi a rifletterci, ho pensato che forse avrei voluto un po' strafare. Ho provato a fare qualcosa che andava ben oltre le mie possibilità. Me ne sono resa conto solo in un secondo momento. E ho capito che avrei dovuto solo aggiustare una cosa per realizzare tutto quello che avevo scelto per me, ovvero spostare il mio focus singolarmente su ogni obiettivo, inquadrarlo bene per fare in modo che esso potesse essere centrato in un'unica e sola cosa. Il focus è una messa a fuoco che ti permette di vivere in funzione, prettamente in funzione della realizzazione dell'obiettivo che ti poni, qualunque esso sia, e di qualunque natura esso sia. Una messa a fuoco si può posizionare solo in un punto, e se provi a spostarla, la messa a fuoco metterà a fuoco un'altra cosa, quella su cui hai posto secondariamente la tua attenzione. Il tuo focus non ha nulla di strano, così come neanche il mio. È universale. Presta attenzione solo a una cosa. Voglio dirti che se hai intenzione di fare tante cose, di risolvere tanti problemi, di cacciare via tanti pensieri negativi, devi farlo gradualmente, agendo piano piano su una cosa alla volta. Quando arrivano i problemi, i pensieri, tutte quelle cose che ci stressano, notalo, arrivano tutte insieme, da ogni direzione. E noi, fermi lì, non riusciamo a capire come risolvere tutto quello che c'è intorno a noi di negativo, perché abbiamo un unico focus. Proviamo
a spostare il focus velocemente su tutte queste situazioni negative. Spostandolo rapidamente capiamo che ci sono tantissime cose che cercano di buttarci giù. Ma non avendo la fermezza di bloccare il focus su ogni singola cosa, gradualmente, non riusciamo a capire come uscirne. Fermare la nostra messa a fuoco su un singolo problema ci rilascia la sensazione di dare il via libera a tutto il resto di colpirci. E invece no. Tutto resterà fermo, lì, in attesa di essere risolto. Quando arriva un problema, qualcosa che ci stressa, ci fa stare male, arriva. Nel momento in cui lo notiamo, è già arrivato, ci ha già colpito. Ce ne siamo già resi conto e ne abbiamo già preso consapevolezza. Ha già fatto quello che doveva ed è fermo lì. Può restare lì tutto il tempo fino a quando non scegliamo di poggiarci su la nostra messa a fuoco. Nel momento in cui lo faremo, allora tutta la nostra attenzione sarà concentrata in quel punto ed espressa nel suo massimo potenziale per risolvere quel problema. Devi farlo però, e devo farlo anch'io, piano piano. Una cosa per volta. Ti dico questo perché nel mio ultimo periodo, nell'ultimo anno, ho vissuto, come ti ho già detto, molti periodi in cui ho provato questa sensazione di poca gestione delle mie emozioni. Momenti in cui ho creduto e ho pensato di non avere più assolutamente il controllo della mia emotività, fino a snaturarmi e a pensare di non conoscere più niente di quella che sono. Non c'è sensazione più triste di questa. È qualcosa che succede. È importante che succeda, perché poi è giusto anche sapere che tutto questo esiste, perché esiste. E quando esiste qualcosa di molto triste, esiste anche l'altra faccia, la sua metà. Tutto quello che c'è di bello esiste anche. Se esiste il lato triste, c'è anche il lato più sereno.
E nel momento in cui conosciamo, riconosciamo l'esistenza di quel lato triste che ci butta giù, allora vuol dire che saremo sicuramente pronti a conoscere anche l'altro lato. Ogni volta che ti senti afflitto, incapace di gestirti, io ti dico: sentiti forte, perché quando acquisisci la consapevolezza della negatività, vorrà già dire che sei pronto sul tuo trampolino, pronto a raggiungere la tua serenità. Ti basterà il trigger giusto. Siamo in tema ASMR, quindi basta solo il trigger giusto. Dirti queste cose stasera, oggi, mi ha fatto stare molto meglio. Non amo in generale esprimere le mie emozioni nella quotidianità, perché sempre molto difficile trovare dall'altro lato qualcuno che abbia desiderio di custodire, trattare con gentilezza tutto quello che stai per dirgli. Ma questo è il mio posto sicuro. Ed è qui che mi sento libera di dedicare alcuni istanti al parlare di quello che provo, di quello che sento. Tutta la quotidianità è un insieme di cose fatte in fretta, così tanto in fretta che quando mi capita di sedermi per guardare l'orologio al polso, per scrutare l'ora o bere un bicchiere d'acqua, mi sembra molto strano. E questa è una cosa veramente molto, molto strana. Durante la giornata, le cose che ci sono da fare, tutta la negatività, tutto quello che ci circonda, vita frenetica, stress, risoluzione di problemi, gestione degli altri, gestione di se stessi, ci porta stremati alla sera e andiamo a letto senza fare mai due chiacchiere con noi stessi, a pensarci, e può sembrare un po' strano, ma è molto
dedicare a se stessi anche un piccolo pensiero, capire: sto facendo bene, sto facendo quello che mi piace, c'è qualcosa che vorrei non fare più, c'è qualcosa che invece vorrei fare, qualcosa di nuovo, o qualcosa che ho fatto che vorrei fare di nuovo. Ecco, la routine va a distruggere tutto questo lavoro nei confronti di noi stessi. E è per questo che io ho trovato qui e l'ho creato questo piccolo spazio che mi fa tanto bene e che poi ho scoperto fare bene anche a voi. In questo spazio, in un modo o nell'altro, io riesco a parlare a me stessa, riesco a comprendere le mie esigenze, riesco a capire come calmarmi, riesco a capire come impostare il mio focus, da dove iniziare e dove terminare. Riesco a essere sincera con me stessa e riesco in un certo senso, ma non del tutto, e ci lavoro tutti i giorni, a gestire la mia emotività. Tu, che sei qui, mi aiuti in tutto questo. E io cerco nel mio piccolo e con tutte le mie forze di aiutare te alla stessa maniera. Voglio solo che tu abbia bene in mente questa cosa. Quando pensi che tutto il mondo sia contro di te, tu ricordati di me, di quello che ti ho detto, sto dicendo, come ti senti quando stai male, posso sentirlo anch'io, ok? Tutto quello che pensi riguardi solo te, nel mondo, da un'altra parte, in un'altra, in un'altra città, un'altra persona buona come te sta provando le tue stesse emozioni e sta credendo e si sta convincendo del fatto che sia l'unico a dover affrontare quella situazione. Quindi non sei solo. Il tempo insieme alla tua forza di gestire il tuo focus ti porteranno a risolvere tutto quanto e ad arrivare a quello che meriti. E ora, quello che ho detto a te l'ho ascoltato e ho cercato di dirlo anche a me stessa. Grazie di nuovo di essere stato.
questo video ha il solo scopo di farti sentire più sollevato, leggero, che tu stia bene, che tu ti senta triste, che tu stia attraversando un periodo difficoltoso o anche un periodo sereno, ricorda sempre hai il potere di gestire tutto quanto grazie alla messa a fuoco, la tua e basta, che puoi impostare e gestire solo tu, non preoccuparti, con il tempo capirai che tutto quello che puoi fare, tutto quello che puoi dire, anche se sembra indirettamente gestito da altre cose, controllato dalle situazioni circostanti, non ha alcun potere su di te. Che le mie parole ti abbiano fatto bene all'anima. E per tutte le volte che ti sentirai triste, e già di corda, se ti sentirai solo, abbandonato, penserai che nessuno ti aiuterà mai a risolvere quello che ti affligge. Ritorna qui da me. E non solo su questo video, ma anche sugli altri, che io credo che l'SMR abbia il forte, forte, fortissimo potere di instaurare un equilibrio corpo-mente pazzesco. Una piccola parola, un piccolo sussurro, un suono qualsiasi che ci rimanda a un nostro ricordo, a un pensiero felice. Tutto questo ci aiuta a credere di nuovo in noi stessi quando pensiamo di non essere all'altezza di risolvere qualcosa. Per tutte le volte che ti sentirai perso, ricordati che questo posto sarà sempre qui e sarà sempre il tuo posto sicuro, per te, per me, sempre. E ora ti consiglio fortemente di spostare la tua messa a fuoco sul tuo riposo, che fa bene al corpo, alla mente e quindi anche al cuore. Quindi un bel focus sulla tua nanna, chiudi gli occhi, prendi un bel sospiro di sollievo, perché tanto tutto andrà bene.